Guardate un po' questo video. Avete capito chi è? Beh, i teenager e i ragazzini probabilmente sì. È un famoso rapper. Non è Rovazzi, non è J-Ax, non è Mischilla, ma si chiama Sfera Ebbasta. E negli ultimi 5 anni, sostanzialmente dal 2012, ha ricevuto un sacco di apprezzamenti su YouTube, si è piazzato ad un discreto livello dal punto di vista delle classifiche nazionali e ieri ha pubblicato il suo nuovo singolo, che si chiama Tran Tran, che nel giro di 24 ore ha ricevuto all'incirca 600.000 visualizzazioni. Ma avete riconosciuto il paesaggio? No? Vi aiuto un po' meglio. Allora, gli amanti della Bidda, i sostenitori del nostro paese, tutti quelli che vivono qui, sanno benissimo cosa c'è dentro quel video. C'è la bretella con nostra mazza 131, la strada di nessuno. Come sto io? Come stai tu che ti metti a fare un video sfera in una strada piena di buche con una Cadillac? Allora, che macchina è? Io non me ne intendo di fare. Noi non cambiamo mai, infatti è da 30 anni che quella strada, riportata in quel video, è praticamente impraticabile e impercorribile e tra l'altro mette in comunicazione due posti importantissimi della Sardegna, la 131, con tutto l'entroterra della Marmilla. Cioè è una cosa strutturale, è una cosa seria per il nostro territorio, per la Marmilla intera, è una strada che ci serve, ma ogni volta che uno ci passa rischia di lasciarci l'osso del collo. Ma prima guardatevi ancora un po' della clip di Sfera, perché è bravo, cioè... Minchia, è bravo, non c'è niente da dire. La sera è vera, io la sera. Non far finta di niente, sentito parlare nella tua città. Non mi frega di niente, non c'è troppo rap. No, con quello e con l'altro. No, scusa, non hablo tu lingua. Cazzo, voi mi dite, un rapper che gira un video nella bretella con nostra mazza 131, chi si è accorto di noi? Ma il problema è questo: quella bretella, come voi sapete, ha un problema grosso 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 e serio serio serio. Perché? Perché di fatto è una strada che da 30 anni, diciamo, è piena di buche e rischia di ammazzare chiunque ci passi, a parte Sfera Ebbasta che ci camminava a passo d'uomo. E i fondi per sistemare quella strada e per metterla a nuovo sono stati finalmente ottenuti. Come? Il comune di Conostramazza e la provincia di Oristano nel 2011 richiedono alla regione un finanziamento per poter sistemare la strada. Ottengono 1 milione di euro, la provincia fa i lavori, nel 2013 li completa. 2. La regione Sardegna nel mutuo regionale per le opere infrastrutturali inserisce in finanziaria e ovviamente nel piano delle opere infrastrutturali un finanziamento di 5 milioni di euro da trasferire alla provincia, che serve per ripristinare la strada. La provincia non riesce a spendere i soldi, cosa fa? La regione prende i soldi, li sposta su ANAS. Adesso ANAS ha nelle sue casse da 2 anni 5 milioni di euro, cioè 5 milioni di euro dati all'ANAS. Adesso l'ANAS deve fare i lavori e terminarli entro il 2019, perché fanno parte di un mutuo che la regione ha contratto e che deve rendicontare entro il 2019. Ora, secondo voi, ma vi pare normale che in un paese normale, come non è l'Italia, i soldi ci siano, ma non siamo capaci di spenderli e quindi rischiamo di perderli? I soldi ci sono, ma non li sappiamo spendere. Quanto ci vorrà a fare 6 km di strada nel posto più sperduto del pianeta, considerato ed apprezzato soltanto dai rapper come Sfera Ebbasta? Quindi, carissimo Sfera, ti lancio una challenge, ok? Ti prego, rispondi a questo appello, utilizza la tua visibilità. Aiutaci a ricordare a chi deve spendere questi soldi che li deve spendere. Del resto quella strada ormai è anche un po' tua, voglio dire, ci hai fatto il video, ci sei passato, sicuramente ti sarà piaciuto il paesaggio, che è bellissimo. Sfera, aiutaci. Fai un post su Facebook e scrivi hashtag AnasMobilindi. Ma sicuro piace a tua figlia, sicuro da un po' che sei vista con te. Con la mia già deciso il cuore a metà, già la metà. 2.
due cose prima di salutarvi. Spera, scusami, ma io qualche lacuna sul rap probabilmente ce l'ho, perché mia mamma, quando io ero piccola, ascoltava i College, mio babbo ascoltava i Dick Dick, e come vuoi che cresca uno. Due, non presentare richiesta di risarcimento danni al comune se per caso, mentre stavate facendo la clip, la macchina ha avuto dei danni alle ruote, perché tanto ve la rimandiamo indietro, abbiamo vinto tutte le cause, perché il comune non è responsabile sulla strada, perché la strada non è una strada comunale. Io ti saluto e mi raccomando, hashtag Anas Shirarindi. Ciao. Non puoi parlare dei miei contenuti, fra, non è l'età. Che barba, che noia, che cantilena. Lo so, già hanno detto.